Questo DVD è in un luogo nuovo, in una location nuova, anzi, antica. È lo storico studio televisivo del Roxy Bar che oggi è diventato locale aperto al pubblico. What George Bush is doing is creating a huge world terrorist by his actions right now. Credo che con la fortuna che abbiamo nell'arte di fare quello che vogliamo, che almeno si possano destabilizzare i valori, tutto quello che si può confondere. Quando si parla dell'orchestra del Venezuela, per esempio, si dice: ah, questi giovani che bravi, come suonano bene. Ed è vero, suonano molto bene. La diversità dalle altre orchestre giovanili è che questi qui sono giovani presi dai barrios, dalle strade, a cui hanno dato una ragione di vita, dando loro degli strumenti e la possibilità di studiare e di far musica, insomma, di fare musica insieme, cosa che è unica al mondo. Per mezzo punto vincono i Vegas. Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Su questo palco noi diamo spazio agli artisti emergenti, perché la situazione oggi della musica, che è l'arte dei giovani, è molto critica. L'IVA dei CD è al 20%, le radio danno spazio soltanto alla musica straniera e non alla musica italiana. In Francia ci sono delle leggi che dicono che le radio devono dare spazio alla musica del loro paese. Il Roxy Bar adesso esiste in DVD, ora c'è anche questo bel locale che trasuda di emozioni musicali. Da questo numero mi autonomino filosofo. Grazie, al prossimo mese il sito è sempre www.roxybar.it. Ciao.